Do la parola al dottor Marco Elio Tabacchi Illa. sugli automi cellulari e il gioco della vita. Grazie. E allora, a questo punto, dopo l'incontro dell'altra volta e quello di oggi, dovreste avere capito grosso modo che la complessità è un multidisciplinare con diversissime secondo il tipo di ambiente dal quale lo approcciate. Dove ci andiamo a cercare un esempio concreto e incarnato di complessità? Nei giochi e negli automi, nel rapporto che gli automi hanno in generale con i giochi. Una cosa che sicuramente è emersa da questi due incontri è il fatto che nella complessità, la particolarità della complessità, se volete, almeno per molte delle forme di complessità, sta nel fatto che voi avete un epifenomeno apparentemente complesso, generato però da regole semplici. La complessità di per sé non esiste in termini di generazione di complessità, perché effettivamente se un fenomeno è complesso nella sua incezione, diventa poco interessante, diventa randomico. Il professor Restivo che ha parlato di complessità di Kolmogorov, e in fondo la complessità di Kolmogorov ci ricorda proprio questo. Esempio molto pratico, il gioco degli scacchi. Una persona può imparare a giocare a scacchi in un pomeriggio, però diventare un gran maestro, apprezzare la complessità del gioco, costruire se sono complessi, richiede plausibilmente una vita di sforzo intellettuale. Per rimanere nell'ambito dei giochi di scacchiera, il Go è ancora peggio, perché effettivamente se voi andate a guardare le regole del Go si possono riassumere in due paragrafi essenzialmente, quelle di base. Eppure, anche a detta degli esperti di giochi da scacchiere, il Go è ancora più complicato del gioco degli scacchi, da impadronirsi delle sue strutture, riuscire a giocare in maniera intelligente, ecco, costruire soprattutto dei piani di gioco, è una routine estremamente complessa. Da uno scienziato cognitivo vi dovrei parlare in teoria di una cosa che si chiama complessità cognitiva e quindi aggiungere un ennesimo tassello a quello che già ho discusso prima di mettermi nel restivo. Il problema reale è che gli scienziati cognitivi non sono assolutamente d'accordo su che cosa sia la complessità cognitiva. Di recente si sta iniziando a convergere su definizioni che hanno a che fare col cosiddetto carico cognitivo, cioè la capacità che ha l'essere umano di affrontare dei compiti prettamente cognitivi e di affrontarne un certo numero in un certo lasso di tempo. Però neanche su quello esiste un vero accordo degli scienziati, quindi il carico cognitivo risulta, e la complessità cognitiva risulta ancora un concetto molto sfuggente. Un possibile metro, una possibile valutazione di quella che è la complessità cognitiva ha a che fare con l'implementazione dell'intelligenza artificiale. Uno dei possibili modi in cui possiamo dire che un certo compito è cognitivamente rilevante, è cognitivamente difficile, esprime una complessità cognitiva, è il fatto che un algoritmo, un insieme di algoritmi, un sistema, sia poco capace di replicare la stessa performance degli umani. Non è un caso, i due esempi che abbiamo fatto prima, gli scacchi e il Go, che prima di avere un sistema, perché chiamarlo algoritmo sarebbe effettivamente abbastanza riduttivo, che sa giocare a scacchi bene quanto un gran maestro, ci sono voluti 30 anni in ricerca e ci siamo arrivati solo qualche anno fa con Deep Blue e poi con IBM Watson, che ha generalizzato anche a compiti più ampli, mentre un software che gioca a Go meglio degli umani è arrivato soltanto qualche settimana fa con AlphaGo basato su Google DeepMind. Spesso e volentieri quando parliamo di giochi ritroviamo il concetto di automa. Nel concetto di automa oggi abbiamo parlato essenzialmente di macchine di Turing, nei primi due interventi, quantomeno più nel primo che nel secondo, però il concetto di automa sta sempre in qualche modo dentro il concetto di gioco. Esistono ovviamente diversi tipi di automi, gli automi sono sistemi formali molto generali, esistono diverse classi di automi che fanno in qualche modo diverse cose, è anche un problema un po' dire d'emblée che cos'è un automa. Perché sono spesso risolutori di problemi, sono spesso espressioni di linguaggi, il professor Restivo su questo vi potrebbe tenere per ore con la classificazione di Chomsky. In realtà, forse conviene andare a guardare la filogenesi del nome automa, vedere che gli automi effettivamente sono degli oggetti dell'informatica, in qualche modo, che forniscono un meccanismo esclusivamente sintattico per descrivere generalmente o risolvere dei problemi. Quindi gli automi sono un meccanismo formale al quale la semantica la doniamo noi uomini quando ci occupiamo di questi problemi. Si spera in un futuro anche magari qualche creatura dell'intelligenza artificiale. Un esempio classico degli automi che troverete sui libri, soprattutto chi di voi ha già affrontato un pochettino le tematiche dell'informatica teorica, sono gli automi a stati finiti. Qui ne vedete uno, che cosa faccia non ho idea nemmeno io, è una simpatica illustrazione complicata, però se lo vogliamo semplificare abbastanza, questo è un automa estremamente semplificato. Ancora una volta, come vedete, è un sistema puramente sintattico, avete
una certa cosa che chiamiamo stato con una A, poi una freccia con un numero 1 ci porta allo stato B, poi un'altra freccia con il numero 2 ci riporta allo stato A. Se però attribuiamo finalmente della semantica a questo oggetto e per esempio aggiungiamo queste cose che sono semantica pura, abbiamo che in una situazione, in uno stato, io sono a casa, compio l'azione di andare al lavoro e a quel punto sono al lavoro, compio l'azione di riandare a casa e a quel punto sono a casa. Che vita noiosa che facciamo tutti noi. È chiaro che questo stesso schema è estremamente semplice, lo potete complicare quanto volete. Una cosa con cui voi siete sufficientemente familiari sono gli NPC nei videogiochi, giusto? Essenzialmente la maggior parte degli NPC nei videogiochi sono programmati utilizzando degli automi a stati finiti molto più complessi di questo. Quindi c'è uno stato, l'NPC vi è neutrale, vi avvicinate, gli dite una cosa, si va a uno stato 6 amichevole, cercate di rubargli un oggetto, allora va a uno stato 6 un nemico e quindi ti devo sparare, eccetera, eccetera, eccetera. È chiaro che questo schema lo potete complicare essenzialmente quanto lo volete per ottenere dei comportamenti che sono quanto più simili, quanto più hanno la parvenza, la similitudine di comportamenti complessi che attribuiremmo agli umani, quindi di comportamenti di fatto di complessità cognitiva. Interessante particolarizzazione del problema di automi e giochi sono i cosiddetti giochi zero player. Che cos'è generalmente un gioco? Ovviamente non c'è una definizione univoca del concetto di gioco, potete andare a prendere questa definizione presa da Conway in On Numbers and Games. Questa è una definizione molto generale che non vale per tutti i giochi, però è appunto una definizione generale, serve per costruirci sopra. Un gioco è fatto da due giocatori che partecipano in maniera alternata a quel gioco, non tutti i giochi, come è noto, sono giocati da due giocatori. Ci sono un insieme di posizioni, una delle quali iniziale, quindi possono essere posizioni su una casella, posizioni di carte, anche posizioni colloquiali, un gioco può essere esclusivamente verbale, un insieme di regole, un'informazione completa, nessuna mossa è affidata al caso se vogliamo tralasciare il tiro di qualche dado, e una condizione finale di vittoria di uno dei giocatori. Come diciamo, questi giochi questo non è una definizione univoca di gioco, molti giochi escono da questa, ma è una definizione sufficientemente generale per capire che cos'è invece un zero player game, un gioco a zero giocatori. Un gioco a zero giocatori è basato sull'idea che il giocatore stabilisce una serie di condizioni iniziali nell'ambito di un certo numero di regole, dopodiché avvia il gioco e a quel punto, come giocatore, si astrae dal gioco, si mette da parte e vede dove quelle regole lo portano. Non può più intervenire nel gioco una volta che il gioco è iniziato. È una specie di Deus ex machina del teatro greco, mette avanti delle condizioni, ma poi una volta che il gioco parte col suo libero arbitrio, lo usiamo come termine effettivamente erroneamente, se volete, il completamente. Vediamo così, sì. La tecnologia non ci aiuta. Il giocatore si astrae e guarda quello che succede. Quando è che vince il giocatore? Soltanto se si ottengono delle condizioni finali favorevoli, e per questo possiamo eventualmente decidere quali sono queste condizioni finali. 30 secondi di pubblicità. Se volete vedere uno zero player game in azione, potete scaricare dall'Apple Store o dal Google Play Store questo oggetto che si chiama Delivering Flight ASAP, che è esattamente un tipo di zero player game che abbiamo sviluppato come gruppo di ricerca. Di fatto si tratta di consegnare una serie di pacchettini che sono questi qua, per esempio in un quadro del gioco il giocatore compone questa fila di pacchettini e poi la consegna di pacchettini che avviene invece questa mappa è completamente automatizzata, quindi se il giocatore ha composto in maniera intelligente i pacchettini verranno consegnati, il giocatore avrà vinto, avrà superato il quadro, altrimenti il giocatore sarà costretto a rifarlo. Questo è proprio un classico esempio di zero player game. Da zero player game e automi, ora parleremo meglio di automi, vengono fuori anche cose che vanno un pochettino oltre il concetto di gioco, più che altro che sono, sì, di fatto è zero player game, che però hanno un'utilità un pochettino più pratica. Questa è una classica simulazione termiti e trucioli di Resnick dell'MIT Media Lab, uno dei fondatori dell'MIT Media Lab, che poi ha anche inventato il linguaggio Scratch per chi avesse da bambino imparato a programmare con Scratch. Cosa fa questa simulazione? Essenzialmente simula delle termiti che vanno in giro e raccolgono dei trucioli di legno e li ammonticchiano a gruppetti. Questa è una simulazione, queste sono alcune frame della simulazione nel tempo. Come vedete, le termiti partono da una situazione casuale e poi, supponendo che parta, e successivamente, una volta che sono andate in giro all'interno del nostro non parte ovviamente, questo era, diciamo, abbastanza sicuro perché l'abbiamo provato 6 volte, comunque essenzialmente fanno quello che c'è dietro, che vedete, nel senso che alla fine della nostra simulazione queste termiti hanno raccolto di legno, di fatto
e li hanno di fatto raccolti in dei mucchietti. Cosa c'è di strano e di particolare in questo gioco? Apparentemente niente, noi tendiamo a essere animisti e quindi tendiamo un pochettino a dare sia ad oggetti inanimati che a oggetti animati, ma non particolarmente intelligenti come le termiti, l'idea di uno scopo. Le termiti hanno preso questi blocchetti e li hanno radunati perché avevano lo scopo di radunare i blocchetti di termiti. Gli esseri umani vivono nel sociale perché hanno lo scopo di essere animali sociali. In realtà la cosa interessante di questo Zero Player Game, che poi è di fatto una simulazione, è il fatto che gli autori non hanno dato alle termiti l'ordine di andare a raggruppare i mucchietti, ma hanno costruito queste termiti secondo tre regole estremamente basiche. La termite va in giro a caso, se trova un blocchetto di legno e non ha un blocchetto di legno raccoglie il blocchetto di legno. Dopodiché, mentre va in giro col blocchetto di legno, se trova un altro blocchetto di legno, poggia il blocchetto di legno che ha preso e non fa altro. Sono tre regole estremamente semplici che danno luogo a un comportamento apparentemente complesso, perché riconoscerete che effettivamente rispetto a una termite l'idea di raggruppare dei mucchietti di legno è comunque un comportamento cognitivamente complesso. Ancora meglio, Fuoco e foresta di Drossel e Schwalb. Anche questa è uno Zero Player Game che in realtà è di fatto una simulazione. Che cosa fa Fuoco e foresta? Essenzialmente ogni pallino verde che vedete è un albero in questa simulazione. Alcuni alberi vengono creati in questa simulazione man mano che passa il tempo, però poi a un certo punto uno di questi alberi viene colpito da un fulmine e brucia. Gli alberi accanto iniziano a bruciare e si crea il classico incendio in una foresta. Come vedete da questi still frame, il meccanismo è che a un certo punto qui c'è stato un fulmine, il fulmine è questo qua, gli alberi intorno a questo posto iniziano a bruciare, mano a mano il fuoco si espande finché non prende quasi tutta la nostra foresta, dopodiché però il fuoco tende a spegnersi perché non c'è più niente che gli alimenti e la crescita di nuovi alberi ripopola la nostra foresta. Questo meccanismo è un meccanismo che assomiglia molto ai meccanismi naturali, tra l'altro nel video che probabilmente non partirà, si vede, questo richiama il lavoro dei nostri amici fisici, che se variate leggermente questi parametri avete un fenomeno che assomiglia molto alla percolazione, ne abbiamo parlato l'altra volta, se vi ricordate dei fenomeni di percolazione. Questa simulazione che cosa ha di particolare? Ancora una volta il fatto che sono regole molto semplici che la mandano avanti. Non c'è una regola che gestisce l'intero oggetto, ma le uniche regole che ci sono che un albero nasce con una certa probabilità, se un albero va a fuoco, l'albero accanto andrà a fuoco con un'altra probabilità e dopo che un albero è andato a fuoco sparisce e rimane il terreno. Quindi ancora una volta tre regole estremamente semplici da descrivere che danno luogo a un comportamento apparentemente complesso e molto simile alle cose che avvengono veramente in natura. Non c'è bisogno quindi, dicono Drossel e Schwalb, di andare a costruire grosse funzioni, andare a descrivere comportamenti particolari di questa foresta che prende fuoco, passaggio del fuoco, eccetera, perché basta in realtà descrivere un comportamento locale, quello di un singolo albero, che può nascere, bruciare e essere eliminato dalla simulazione con una percentuale, e questa semplice descrizione di un comportamento tira fuori, fa emergere un comportamento apparente del sistema foresta che è un comportamento complesso. E veniamo agli automi cellulari, perché in realtà la simulazione Fuoco e foresta di Schwalb è quello che è un automa cellulare. Qui un attimo di formalismo e un poco di pazienza. Che cos'è un automa cellulare? Un automa cellulare è una collezione di cellule pesate su una griglia di una certa dimensione ben specificata che si evolve attraverso un certo numero di passi di tempo discreti secondo un insieme di regole. Questa la saltiamo, riproponiamo qui punto per punto le cose che abbiamo detto. Una griglia di tipo specifico. In particolare questa griglia può essere per esempio un nastro monodimensionale, in questo caso avete essenzialmente lo stesso nastro della macchina di Turing idealmente, nel senso che avete un nastro ipoteticamente infinito alle due direzioni, B infinito si dice, in cui ogni casellina di questo nastro contiene un certo valore. Ma in realtà in un automa cellulare la forma può essere una griglia quadrata, una griglia esagonale, una griglia tridimensionale, non ha importanza purché si definiscano in qualche modo i contorni di questo oggetto. Le celle di un automa cellulare possono avere dei valori, per esempio in questo caso alcune celle sono bianche, altre sono nere o se preferite chiamarle piene e vuote non fa nessuna differenza, ma potrebbero avere dei valori più complessi come per esempio dei numeri o dei colori. L'automa è governato da una serie di regole di transizione. Ricordate quando abbiamo parlato di Zero Player Game, voi impostate la situazione iniziale delle regole, dopodiché l'automa va per i fatti suoi. L'automa gestisce regole di questo tipo, per esempio prendiamo la prima regola, cosa vuol dire questa regola fatta così? Quando io, supponendo di essere un automa monodimensionale, ho una casellina piena
e accanto a questa casellina piena c'è a destra una casellina piena e a sinistra una casellina vuota, al turno successivo la mia casellina sarà ancora una casellina piena. Per esempio, in questo caso qui, invece, quando io ho una casellina piena e una casellina piena a sinistra e una casellina vuota a destra, al turno successivo la mia casellina sarà di nuovo vuota. Quindi questo, come vedete, determina, genera un'evoluzione di quest'automa nel tempo in maniera discreta, nel senso che voi a ogni passo calcolate tutto il valore delle caselline e costruite la nuova situazione dell'automa. Per quanto riguarda i vicini, ovviamente dipende dalla griglia che avete scelto. Per esempio, in una classe di griglia bidimensionale si possono considerare vicini dell'automa le quattro caselline che stanno nord, sud, est e ovest, le otto caselline che stanno intorno, o addirittura le otto caselline che stanno intorno più le altre 16 che stanno ancora fuori. E in particolare vediamo un esempio pratico di automa cellulare. Un automa cellulare che si sta su una cella, su una, scusate, griglia monodimensionale, le celle sono piene o vuote, la sua evoluzione avviene discretamente unità per unità secondo le regole, e le regole di transizione sono del tipo che abbiamo detto prima. In particolare, per esempio, fissiamo le otto regole possibili di transizione di uno specifico automa monodimensionale. Tenete conto che siccome voi avete una casellina e state esaminando oltre al contenuto della casellina il contenuto della casellina alla sua sinistra e alla sua destra, ovviamente avete due alla terza, cioè otto tipi di regole possibili. In particolare, le otto regole di questo automa che chiameremo, è stato chiamato regola 30, sono queste. Supponiamo di iniziare l'evoluzione del nostro automa da questo stato. L'automa è completamente vuoto, a eccezione di un'unica casellina piena che sta esattamente nel mezzo del nostro bidimensionale, messo di mezzo si possa parlare. Cosa succederà secondo voi allo stato successivo? Intanto tenete particolare interessante. Siccome da una situazione in cui ci sono più caselline vuote una accanto all'altra non viene mai generata un'altra casella piena ma sempre caselle vuote, potete essenzialmente fare a meno di guardare tutte le celle di questo automa che sono lontane e nell'infinito. Vi dovete soltanto limitare a guardare la prima parte. Secondo voi questa cella come evolverà? Qua siamo a t con 0, a t con 1 come evolve questa cella? Cosa ci sarà qui sotto, se lo vogliamo? Quale di queste otto regole riguarda queste tre caselline? La regola numero 7. Casella piena, due caselle vuote. Casella piena, si sono scaricate le batterie? Sì, dai ragazzi. Casella piena, due caselle vuote. Regola numero 7. Cosa succede alla regola numero 7? Un'altra casella piena al passo T con I più 1. Quindi sotto quella casella ci sarà una casella piena. Quale altre caselle dobbiamo guardare nel frattempo? Le due caselle accanto a questa casella piena, perché effettivamente sono vuote ma hanno accanto una a sinistra e una a destra e un'altra celletta. Come evolvono queste due caselle? Quale regole seguono? La regola 5, vuota con una casella a sinistra, la regola 8, vuota con una casella a destra. In entrambi i casi abbiamo un oggetto e quindi essenzialmente avremo che le prime tre caselle al centro, al secondo passo, saranno tutte e tre piene. E questo è relativamente facile. Cosa succede grosso modo adesso? Stesso discorso di prima, sicuramente per questa casella e per questa casella, sono in fondo una casella con, ma alcune di queste caselle si svuoteranno, moriranno, poi vedremo come usare meglio questo lessico. Per esempio questa casella qui è una casella piena con due caselle piene accanto, entra in ballo la regola numero 1 e la casella al passo successivo sarà vuota. L'evoluzione di questo automa procede essenzialmente così all'infinito. Ci potremmo chiedere che c'è di complesso? Beh, nulla. Se andiamo a guardare questi primi passi, effettivamente sta costruendo una specie di struttura geometrica con dei lati completamente coperti e poi ci sono delle sorte di linee diagonali. Ci aspettiamo che un numero di regole così esiguo e un meccanismo così semplice dia luogo a un disegno, tra virgolette, che è la rappresentazione dell'evoluzione di questo automa in due dimensioni, relativamente banale. E invece no. Questa è la regola 30, dopo 150 passi di evoluzione. Se andiamo a guardare nel dettaglio questa regola, non è facile vederlo ovviamente da quella distanza, vediamo che sì, ci sono delle cose che sembrano ripetersi, ci sono delle strutture che in qualche modo ritornano, ma se andiamo a guardare da vicino, queste strutture non sono mai esattamente le stesse, presentano sempre le piccole differenze. E questo intero disegno sembra più un tappeto persiano che una cosa evoluta da un numero di regole relativamente piccolo. Questo vuol dire che la complessità di Kolmogorov, di cui vi hanno parlato prima, non è adatta a descrivere questo tipo di oggetto, perché effettivamente se voi foste portati a guardare questo tipo di oggetto senza sapere che cosa l'ha generato, cosa dovreste fare per descriverlo? Vi ricordo che la complessità di Kolmogorov vi dice: dammi una descrizione, quanto più è complicata la descrizione del mio oggetto, tanto più l'oggetto è complicato. Come sareste portati a descrivere esattamente questo oggetto? Se non sapeste che ci sono quelle otto regole, lo dovreste descrivere linea per linea.
O in alternativa iniziare a prendere le piccole macrostrutture e dire qua c'è un triangolo, sotto c'è un triangolo un po' più grande, poi ci sono a una certa distanza due triangoli. La descrizione sarebbe veramente complessa, figuratevi nel farlo a migliaia di livelli. Il punto è che in realtà, come avete visto, il tutto è generato semplicemente dall'applicazione pedissequa e automatica, per questo è un automa, di queste regole. Quindi è un caso lampante, evidente, bello anche a vedersi, esteticamente gradevole, di come un oggetto apparentemente complesso sia generato da un numero di regole apparentemente semplici. Wolfram studia gli automi cellulari e cerca di classificarli in qualche modo in quattro classi. Ci dice che c'è una prima classe di automi che generano essenzialmente un quadro completamente vuoto, nel senso che dopo qualche passaggio a un certo punto non c'è più niente nell'automa, sono ovviamente poco interessanti per noi. Una seconda classe che genera qualche pattern ripetuto periodicamente, ma anche qui niente di particolarmente interessante, in qualche modo soggetto prima o poi converge. Una terza classe che genera pattern essenzialmente randomici, quindi se volete anche in questo caso poco interessanti. Nella randomicità c'è molto interesse dal punto di vista informatico, ma dal punto di vista cognitivo no. Un oggetto completamente casuale non è interessante cognitivamente perché non dà l'idea di una mente o di qualche cosa che l'ha generato con un minimo di purpose. Un oggetto randomico è appunto un oggetto random, non ha niente, non ha un progetto dietro, se volete. Mentre esiste una quarta classe di automi particolarmente interessante, e ora vedremo il Game of Life che è uno di questi, soprattutto perché questa classe, vedremo un esempio di come può essere associata in qualche modo alla computazione universale, quindi rientra in quello che vi ha detto Termini nell'intervento precedente, cioè si tratta di uno dei possibili modi di vedere il concetto di computazione, uno dei possibili explicata dell'explicandum originale della computazione. Se volete memorizzare in immagine eticamente quello che sono queste classi, gli automi di classe 1 tipicamente generano, muoiono, essenzialmente dopo un poco non generano più niente, quelli di classe 2 portano qualche struttura ripetuta ma abbastanza banale, gli automi di classe 3 portano delle strutture random non descrivibili in nessun modo, mentre gli automi di classe 4, quando va bene, nei momenti più fortunati, generano delle strutture che sono interessanti da vedere e da esaminare. Successivamente al lavoro di Wolfram, Lanton ha dimostrato una cosa molto semplice, che in realtà l'appartenenza di un automa a una determinata classe di queste quattro classi che abbiamo visto dipende da un unico parametro, dal lambda di Lanton, la probabilità che una cella sia viva alla generazione successiva. Se la probabilità è troppo bassa avete la morte completa dell'automa cellulare o la stabilizzazione poco interessante, se questa probabilità è troppo alta avete un oggetto caotico, ma non caotico in senso buono, non caotico come in fisica, ma una cosa strettamente dipendente dalle condizioni iniziali, ma un oggetto non più interessante da esaminare. Se invece avete un automa cellulare di classe 4 avete quella che ora chiameremo vita, e vedremo un attimo perché c'è un oggetto interessante perché esprime delle strutture particolarmente complesse a vedersi. Questa la saltiamo, l'unica, mi fermo solo su questa, a metà degli anni 70, questa è una citazione da Time, apparentemente la maggior parte del tempo macchina di primi laboratori in ufficio era dedicata al gioco della vita. E in quest'aula sono presenti due persone che erano durante l'occupazione della Pantera, non rivelerò i loro nomi, sono già segnalati alla Digos e poi si direbbe la loro età, ma anche nell'89-90 la maggior parte del tempo macchina del VAX di questo istituto e di quello accanto era, a causa di almeno due di queste persone, dedicato a girare il gioco della vita. No, io non sto guardando nessuno. È che sono un grasso. E allora, il gioco della vita è effettivamente un automa cellulare, quindi si tratta di un'istanza dell'oggetto che abbiamo visto prima. Noi abbiamo visto prima una descrizione generale, un singolo esempio pratico, l'automa della regola 30. L'automa della vita è un esempio più interessante. Secondo Conway, che l'ha pensato, inventato ed è quello che ha iniziato a giocarci più di tutti, era il tentativo di vedere, seppure in forma molto debole, una qualche forma di vita artificiale. Quali sono le caratteristiche del gioco della vita rispetto alle cose che ci siamo detti prima? Il gioco della vita usa una griglia bidimensionale. Il kernel di Moore, quindi gli otto vicini accanto a ogni cella che si esamina, le celle hanno soltanto due stati, quiescente attivo, vivo morto, se preferito usare un termine un pochettino più duro, e le regole sono semplicissime. Una cella attiva diventa una cella viva, muore per solitudine, se nel suo vicinato ci sono meno di due celle, o per sovrappopolazione se nel suo vicinato vi sono più di tre celle. Una cella che è morta, una cella crescente, diventa attiva solo se nel suo vicinato ci sono tre celle attive. Basta, le regole sono soltanto queste. Quindi apparentemente, ancora una volta, così come nella regola 30, sono regole molto semplici. Ci possiamo aspettare, come nella regola 30, che vengano fuori delle cose graziose a vedersi, esteticamente magari anche gradevoli, ma non molto più di questo. È vero, dipende. Cosa ha fatto Conway, che ha teorizzato il gioco della vita? Per prima cosa si è divertito,
con un emulatore, però tenete conto che ai tempi era roba che andava molto lenta, a vedere un pochettino le forme di base che cosa facevano. Per esempio, questo è un caso in cui in questa automaciatura ci sono quattro forme, in questa automaciatura gioco della vita ci sono quattro forme di base, un quadrato fatto in questa maniera, questo è Signal Bive e questi altri due oggetti. Bene, questi oggetti sono degli oggetti stabili, nel senso che di generazione in generazione, notate che qua c'è una generazione che io porto avanti con la barra spaziatrice, non cambiano. Perché non cambiano? Prendiamo il caso del cubo. Questo ha tre vicini e quindi non succede niente. Vivo, era e vivo rimane. Questo ha tre vicini, vivo, era e vivo rimane. Questo ha tre vicini, vivo, era e vivo rimane. Questo ha tre vicini, vivo, era e vivo rimane. Di tutti questi che ci sono qua intorno, nessuno ha esattamente tre vicini e quindi nessuna nuova celletta verrà fuori alle generazioni successive. La stessa cosa vale anche per gli altri, vi potete fare due calcoli e andare a vedere. Cosa ha fatto a questo punto il buon Conway? Si è andato a vedere tutti i possibili oggetti fatti da un numero limitato di elementi, tetramini, quindi fatti da quattro elementi, triomini fatti da tre elementi, pentamini fatti da cinque elementi. I tetramini, per intenderci, sono quelli, sono i pezzi del Tetris, le possibili combinazioni adiacenti di quattro quadratini, 4 a 4. Nel caso dei triomini, le generazioni successive, il triomino a forma di L diventa un quadratino, mentre il triomino a forma di bacchettina, se volete, ha un comportamento già un po' più interessante degli altri, invece di diventare una figura stabile o morire del tutto, si alterna tra questi due stati. Perché? Se considerate, questa rimane perché ce ne ho due accanto, queste due muoiono perché ne hanno accanto una sola, ma in compenso questa e questa, la generazione successiva, ne hanno esattamente accanto tre e quindi rinascono. E quindi avete quella. E quindi avete esattamente quel tipo di comportamento che abbiamo visto prima, con l'alternanza tra uno stato e l'altro in una generazione e l'altra. Com'è? Tecnicamente è un toro, quindi diciamo in teoria esattamente come nel caso dell'automa cellulare non avevate confini a destra e a sinistra, nel caso di Life non avete confini a nord, a sud, a est e a ovest. Potete immaginare che questo spazio sia uno spazio infinito. Il tema ritornerà proprio con la macchina di Turing. Cosa fanno i tetramini, cioè le quattro possibili combinazioni di pezzi a 4 adiacenti? Il primo lo sappiamo già è stabile. Il secondo diventa un bive che è una figura stabile, il terzo e il quarto diventano nel giro di tre o di quattro cicli dell'oggetto una figura stabile. Quindi ancora qui effettivamente non c'è niente di veramente interessante. Pentateco non lo vediamo per fretta. Andiamo ai pentomini. Questi sono tutte le possibili combinazioni di cinque pezzi adiacenti, cioè non ci sono pezzi che non sono adiacenti agli altri. Li faccio andare avanti per un pochettino. Come vedete alcuni si muoiono del tutto, si perdono, altri si stabilizzano in due figure che abbiamo già visto stabili, cioè questa e questa qui, altri diventano altri pezzi abbastanza interessanti. Per esempio i tre che sono rimasti sono due oscillatori bistabili composti da quattro bacchettine. Abbiamo già visto che le quattro bacchettine oscillano, però siccome sono spaziate in maniera intelligente non si distruggono tra di loro e quindi teoricamente vanno avanti all'infinito oscillando in questa configurazione bistabile. Mancava dai pentomini che vi ho fatto vedere questo pentomino, questo è un altro pentomino legale, sono effettivamente cinque pezzi, sono tutti adiacenti. Cosa succede a questo pentomino? Per darvi la dimostrazione che qui arriva il primo risultato piuttosto sorprendente, devo rimpicciolire il pentomino. Perché il pentomino inizia a evolversi. È continuo, è continuo, è continuo. Lo metto veloce. Sta succedendo di tutto. Tutto questo è stato sempre generato da quei cinque pezzi secondo le tre regole che abbiamo visto. Muore con meno di due o più di tre, vive con tre se era morto. E continua, si formano degli oggetti, alcuni sono degli oscillatori, altri fanno casino, altri si mangiano gli oscillatori. Attiro, qua sta continuando e va ancora avanti, attiro particolarmente la vostra attenzione su questo qua. Questo oggetto è scappato, nel senso che non lo potremo afferrare mai più. Si tratta di un oggetto bistabile, ancora una volta, se lo guardate assume queste due forme, anche se girate di 90 gradi ogni due cicli. Il problema è che ogni quattro cicli si muove di un pixel in basso a destra, quindi essenzialmente questo non lo beccate più, se ne andrà per lo spazio infinito. Notate che ancora sopra sta continuando a evolvere, non è ancora finito. Quello che succede è che questo oggetto, dopo un certo numero di generazioni, ricordate che è stato sempre generato dal famoso pentomino, dopo un certo numero di generazioni finalmente tutto quello che era stabile diventa stabile, tutto quello che si può muovere e muore. Qua continua, avanti. Sono tante, tante, tante le generazioni, però c'è un problema, che quegli oggetti che avete visto andare via ne sono andati via 6,
di quegli oggetti che si chiamano aquila, non li beccate più, quindi di fatto questa è già una prima configurazione che non si ferma, perché di fatto continuerà a fare muovere questi pezzi man mano che voi andate avanti nella simulazione. Ed effettivamente questo risponde a una domanda che si fa comunque all'inizio, cioè è possibile avere delle configurazioni che non si fermano mai? Perché quando hanno, come dire, delineato il gioco della vita, non si aveva idea di quanto complesso fosse l'effettivo comportamento di questi pezzi. La risposta con il repentomino è sì, per esempio il repentomino è un classico esempio di oggetti che non si fermano mai. I gliders in qualche modo li abbiamo visto che cosa sono. Sono questi oggetti, tra l'altro a seconda di come li piegate, possono muoversi nelle quattro direzioni e possono elidersi tra di loro se si scontrano, ovviamente. Il punto è, posso costruire una struttura nel gioco della vita che mi generi dei glider, perché per adesso li abbiamo generati un po' casualmente partendo dal repentomino. E beh, intanto ci sono degli altri oggetti che si muovono in orizzontale e non in diagonale, quindi questo vi dice che comunque la cosa è più complicata. Però effettivamente è possibile costruire un oggetto fatto così, questa è la configurazione iniziale. Quando questa configurazione iniziale si evolve, ogni 30 passi della configurazione spara un glider da qua. Anche questa è ovviamente una configurazione infinita, più andate avanti più questo continua a sparare glider. Notate che sparate glider, ma il cosiddetto glider gun, cioè l'oggetto che spara i glider, non si rompe, anzi continua indefesso a costruire glider per quello che vogliamo. È possibile, tra l'altro, qua è un po' lento purtroppo, ma diciamo, dovreste arrivare a vederlo, utilizzare più glider gun e fare scontrare i glider. Perché quando i glider si scontrano, se li avete fatti scontrare nella posizione giusta, cosa succede? I glider si annullano, ci stiamo per arrivare. Vedete? Ogni glider che a coppia si scontrano si elidono e quindi essenzialmente avete la possibilità di costruire una struttura che lancia questi oggetti e che li fa elidere un pezzo con l'altro. È poi possibile costruire altre strutture più complicate nel quale in questo momento non entro, per esempio questo oggetto molto complicato, questo in particolare lancia un glider ogni 120 passaggi invece che ogni 30. Dire che mi serviva se ne avevo che lancio ogni 30? Perché questo vuol dire che con una accurata costruzione degli oggetti, in particolare dovrebbe spuntare da qua sotto un glider ogni 120, questo per esempio è passato, gli altri ogni 3 vengono distrutti e un quarto passa, per questo è ciclo ogni 120. A che mi serve questa cosa? Per dimostrare che effettivamente con questa cosa io posso costruire delle strutture abbastanza complesse di oggetti, chiamiamoli a questo punto così, anche se la cosa è artificiosa, che si muovono all'interno del gioco della vita. Abbiamo quasi finito. Arriviamo al punto, cerchiamo di chiuderlo questo cerchio che abbiamo fatto. Abbiamo visto che effettivamente nei giochi si trova spesso il concetto di complessità partendo da regole semplici, abbiamo visto che gli automi sono in generale un serbatoio di complessità partendo da regole semplici, che gli automi cellulari lo sono ancora di più e che il gioco della vita è proprio un esempio molto interessante di complessità che viene fuori da poco, da poca roba. È possibile trarre a questo punto un parallelo tra la complessità vista nei giochi, negli automi cellulari, nel gioco della vita, e la complessità vista come macchina di Turing, quindi vista come calcolabilità? Beh sì, è possibile. E non solo è possibile farlo in un modo, ma diverse persone l'hanno fatto in diversi modi. Ci sono diversi modi possibili di costruire un parallelo tra un automa cellulare, in particolare nel caso del 110 di Wolfram, e il gioco della vita, che invece sono tutti questi tentativi, di costruire una cosa che associ il gioco della vita alla macchina di Turing. Come si fa a fare questa cosa? Beh, il tentativo più interessante è quello di Rendell, ispirato a un'idea originale di Conway. Rendell nel 2000 e poi nel 2000, nel 2000 ha costruito una macchina di Turing completa nel gioco della vita, nel 2011 è riuscito a costruire una full universal Turing machine, nel senso di un oggetto che è potente quanto una Turing machine e calcola esattamente come una Turing machine, utilizzando le strutture che avete visto prima. Come ha fatto? Vi do semplicemente per chiudere un brevissimo accenno, non entro nella dimostrazione, poi chi vuole se lo guarda o me lo viene a chiedere. Voi sapete benissimo come funzionano i circuiti logici all'interno di un computer. Essenzialmente, tutti conoscete l'algebra booleana, credo che non ne facciamo mistero. Essenzialmente si tratta di prendere tipicamente due oggetti in input, questi qui, passarli a una porta logica e ottenere un risultato di output, con l'eccezione dell'operazione NOT che ottiene un risultato partendo da un solo oggetto. Normalmente in un computer, nel computer che usate quotidianamente, come sono implementate queste cose? Avete degli impulsi elettrici che rappresentano l'input, avete una struttura di elaborazione che fa l'operazione che vi interessa e alla fine avete una struttura che in qualche modo vi consente di leggere l'output e questo passa attraverso dei collegamenti di tipo elettrico. È possibile riprodurre questo tipo di struttura utilizzando il gioco della vita? Beh, qual è l'idea? Che noi utilizziamo come segnali i
gli alianti che abbiamo visto prima, i glider che abbiamo visto prima, quindi quegli oggetti che camminano ogni 30 generazioni, sono ognuno di questi un bit, in qualche modo un segnale. I tracciati dei glider sono gli equivalenti dei percorsi che l'elettricità fa all'interno di un computer. Le porte logiche, scusate, sono le collisioni tra glider fatte in una maniera intelligente, diciamo così, e il risultato sono le collisioni di glider con delle strutture. Questo non l'abbiamo vista, ma è ovvio e banale. Questo è il disegno originale di Conway, perché nel meraviglioso volume di Conway tutto è stato fatto a mano, i disegni sono tutti, i grafici sono fatti a mano, siamo in un'epoca non pre-computer ma quasi. Qual è l'idea di fondo di replicare end, or e not utilizzando gli alianti e le collisioni? Se voi dovete fare l'end tra questi due oggetti, fate partire da qui e qui degli alianti che corrispondono ai valori 0 e 1, cioè se sono 0 non partono alianti, se sono 1 partono alianti, e poi fate partire degli alianti anche da qua. Cosa vi serve per far arrivare un aliante qua e quindi dire che A e B fa 1? In quali casi della tabella di verità A e B fa 1? A and B fa 1? Volume. Quando sono entrambi 1? E quindi, se questo è 1, questo ammazza gli alianti che vengono da qua, questo passa ed effettivamente qui è 1, quindi se sono entrambi 1 qui arriva 1. Se questo è 0, gli alianti che vengono da C vanno ad annullare gli alianti da A e qui non arriva niente. Se è 0 questo, qui non arriva mai niente, e comunque se sono 0 entrambi gli alianti di G vanno a sbattere su. E quindi in questo caso effettivamente alianti e collisioni rappresentano l'operazione di AND. Inutile dire che l'operazione di OR è abbastanza simile, la differenza è che adesso i due oggetti sono messi in parallelo, in serie invece che in parallelo, quindi se almeno uno di questi due è 1, gli alianti sparati da questi arrivano qua perché gli alianti di questi elidono questi alianti qua. Se nessuno di tutti questi due sono zero, gli alianti sparati da G arrivano su questi alianti sparati da G orizzontale e qui non arriva mai niente, quindi avete ottenuto per zero o zero fa zero. Per notte ovviamente è più banale, se ci sono l'emettitore si scontrano e non arrivano, se non ci sono l'emettitore passano quelli e arrivano. Quindi è possibile, usando alianti e blockers, costruire essenzialmente delle porte logiche. Ma una volta che avete costruito le porte logiche avete costruito un computer. Si tratta soltanto di mettere queste porte logiche nel posto giusto. Non so quanto si vede evidentemente poco, ognuno di questi è ovviamente un quadratino piccolo piccolo che è una posizione all'interno di un gioco della vita. Questo è il programma di una macchina di Turing, in particolare se è una macchina di Turing a 3 stati e 3 simboli, quindi queste sono essenzialmente una rappresentazione delle quadruple. Questo è l'oggetto che effettivamente gira l'algoritmo della macchina di Turing. L'utente che cosa fa? Segna alcuni di questi quadratini che vedete qua sopra, e queste corrispondono alle istruzioni se con quel simbolo e quello stato si va da una parte oppure no, dopodiché avvia la simulazione della macchina di Turing ed effettivamente la macchina di Turing alla fine del calcolo presenterà in altrettanti quadratini che sono nella zona di output la risposta, l'output della macchina di Turing, ammesso che la macchina di Turing faccia qualche cosa. Successivamente lo stesso autore Randall ha implementato una macchina di Turing universale, quindi dimostrando essenzialmente che il gioco della vita è un altro dell'explicando un calcolo abilità, perché permette il calcolo esattamente come permette una macchina di Turing universale. È enorme, ovviamente sta in diversi monitor 5K, è ancora più grande da guardare. Se volete, ma per pura curiosità, vediamo che forma ha, perché è inutile dire che non è esattamente la cosa più veloce del mondo. Manco la carica, ecco, questa cosa che vedete non è una semplice X, ma se andate a ingrandire, queste sono tutte cellette del gioco della vita. Qui ci sono tutti i registri, qui c'è la parte di calcolo e poi in basso a destra c'è il resto degli oggetti. Quindi con questo abbiamo, Randall in qualche modo dimostrato di fatto che la macchina di Turing è universale, può essere implementata in life e viceversa. Tre letture consigliate, questo che è un bel libro, ha certe, diciamo, una parte discutibile sul punto di vista della teoria, però è molto bello anche esteticamente. Winning Ways for Your Mathematical Place, soprattutto i matematici, ma tutti gli informatici dovrebbero possedere i 4 volumi, che sono essenzialmente un'analisi del gioco visto dal punto di vista logico e matematico. E poi chi invece è più interessato alle simulazioni interattive, Turtles, Termites and Traffic Jams di Mitchell Resnick. E abbiamo finito.